Amici Po' Boys, oggi siamo al Dogs for Christmas, un temporary store allestito allo spazio Revel di Milano il 14, 15 e 16 dicembre. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ciao a tutti, benvenuti al Dogs for Christmas, un evento che Dogfather ha organizzato insieme alle proprie aziende partners. L'obiettivo era quello di creare un temporary shop tutto dedicato al mondo del cane e anche naturalmente ai padroni dei pelosi. Così abbiamo messo insieme un gruppo piuttosto eterogeneo di aziende che si occupano di arredamento for dogs, di abbigliamento, di accessori, servizi specializzati, arte ibrida. In questo momento si sta svolgendo una estrazione a premi a favore di Gaia e Diamoci la Zampa, che sono molto soddisfatto nonostante la neve abbia reso la logistica molto complessa nel giorno di apertura. È stato un ennesimo evento a favore dei nostri amici pelosi, un passo in avanti nel nostro progetto che ha quello che come obiettivo principale è quello di capire che vivere a sei zampe si può. E vivere a sei zampe vuol dire abitare, vuol dire viaggiare, vuol dire mangiare, vuol dire divertirsi, vuol dire uscire di casa e fare tutto quello che fino a poco tempo fa poteva sembrare off limits per le persone normali come noi. Il 16 novembre scorso si è conclusa l'iniziativa Un disegno anti abbandono, lanciata prima dell'estate in collaborazione con Bugboys.tv, le associazioni Gaia Italia e Diamoci la Zampa. E noi abbiamo deciso di utilizzare i disegni che ci sono arrivati da tutti i bambini d'Italia per addobbare un albero di Natale molto speciale, un albero di Natale anti abbandono. Purtroppo il Natale è ancora uno di quei periodi in cui troppo spesso gli animali vengono regalati con superficialità e quel cucciolo di qualsiasi animale regalato appunto con superficialità rischia maggiormente di essere abbandonato poi durante il periodo estivo. Quindi noi siamo qua con l'albero, con i disegni di tutti i bambini d'Italia per ricordare a chiunque stia pensando di regalare qualsiasi animale domestico che comunque rappresenterà un impegno per la vita e che dovranno prendersene cura per sempre. Ciao Bow Boys, un saluto dalla vostra astrologa Federica Farini. Sono quasi impacchettata pronta per Natale per darvi un augurio e soprattutto un saluto e soprattutto un buonissimo Natale per tutti coloro che seguono la nostra rubrica e non. Un bacio e buon Natale a tutti. La redazione di Bow Boys vi augura buon Natale e buone feste.